Sì, ma ti prego. Porca puttana. Cosa? Porca puttana. Fai tutti, sono Giù di Profilo Italiana, ragazzi. Oggi siamo con un nuovissimo video su Fortnite. Ragazzi, oggi parleremo degli youtuber italiani che sono stati attaccati mentre erano in partita da hacker. Che hackerano tutto il gioco e fanno devasto in partita. Non è possibile. Ho voluto, diciamo, raccogliere, ovviamente immagino che gente italiana ce ne sia molto di più che sia stata attaccata da qualche hacker, qualche gente che usava dei bot, però ovviamente io raccolgo quelle persone che ci hanno fatto un video, quindi che sono degli youtuber, e li ho voluti raccogliere in uno stesso video per mostrarveli tutti e commentare sul merdone che viene fuori. Ok ragazzi, oggi andremo a vedere 4 personaggi, o 4/5 diciamo, perché in un video ce ne sono 2 in uno, fino ad arrivare poi alla fine allo polverone totale, ragazzi, allo sclero. Ma ve lo terrò alla fine, perché quando li ho visti, quando ho detto ok faccio questo video, quando ho visto lui, ragazzi, mi sono sbrigato da ridere. Partiamo subito dal primo. Ho tenuto in prima posizione Joker, il fratello di Ciccio Gamer. Si trovava in una partita con 3 suoi amici e in effetti sono stati colpiti da delle persone che, diciamo, non mancavano un colpo, ecco. Si sono subito trovati le biti perché erano molto molto lontani. Questa persona usava il fucile da caccia termico, quello col mirino termico, quindi ok, uno può pensare, boh, mi vede da lontano, però sapete, il mirino termico è molto, il colpo è molto lento, cioè volendo uno si riesce anche a spostare, lo vede il colpo, si sposta praticamente, è molto lento, non è veloce come può essere un cecchino o un fucile da caccia. Ok, qua sono in partita, si può vedere già un loro amico un suo amico che muore. Joker ha la faccia abbastanza così, non dice niente. Ecco, viene beccato anche quando stava saltando. Cioè, una roba, boh, vabbè. Deve essere molto bravo questo. Qua, passeggia. Ecco qua, morto. Ragazzi, vedete dove sono. Cioè, è tanto difficile beccare una persona così con quel mirino. Ragazzi, la cosa che mi ha fatto insospettire ancora di più è dire, boh, usano qualcosa questi qua. Usano qualcosa. Non sono loro bravi a giocare. È questa pompata che gli dà. Guardate. Guardate. Eccola qua. 3, 2, 1. Ma tanto io vedo dopo il replay. Guarda, hai visto? La fa anche rivedere. Cioè, non lo mira perfettamente. Gli toglie. Come se gli avessi fatto headshot, l'ha preso nel culo. Cioè, non è possibile. Quindi questa cosa mi ha fatto dire, boh, c'è qualcosa che non quadra. Passiamo alla seconda persona, che questi qua non sono degli hacker. Cioè, sì, sono degli hacker, ma utilizzano gli hacker, questi hacker utilizzano i bug di gioco, ok? Abbiamo già visto, sappiamo tutti che quei maledetti carrelli ti fanno andare sotto terra. Infatti si trova a Pinnacoli e viene sorpreso da un colpo da sotto il suolo. Cioè non c'è nessuno. Qualche bug, regà, da sotto. E giù. Ancora. No, colpo. Ma che schifo. Niente, la gente è sotto, loro se ne devono andare perché, cioè, gli ha tolto tipo tutto lo scudo, tutta la vita, se ne devono andare per forza. Cioè la gente così deve stare sotto terra. Cioè, ma proprio sotto terra, basta. Basta. Ragazzi, al secondo posto, tra virgolette, siamo già al secondo posto, come ho appunto detto, abbiamo Joker, abbiamo Gigi e poi abbiamo questi due grandissimi, famosissimi youtuber italiani che giocavano insieme nella stessa partita e si sono trovati davanti un hacker che usava Linebot. E sto parlando di Octi e Luke di Shikokujin. Ok, ragazzi, guardiamo bene il video perché mi incazzo. Ok, guardiamo anche la vita che hanno. Benissimo. Hanno più o meno la stessa vita, solo che Octi ha 25,
di scudo. Qua viene colpito una volta. Hanno la minigun. Ok. Viene colpito una volta, gli toglie un po' di vita, poi viene colpito un'altra volta. Uno dice, vabbè, lui dice, boia, quanto forte è la minigun. Infatti l'ha messa a terra. Guarda, Octi ha preso anche 25 di scudo. Morto in 2 secondi. Con la minigun. Con la minigun. Subito hanno detto hacker, ma chiaro, chiaro, chiarissimo, cioè, infatti ragazzi, infatti, questo Fameless non è nuovo, infatti lo ha detto anche lui a fine video, questo Fameless non è nuovo, perché andiamo subito a vedere l'ultimo personaggio che ha trovato la stessa persona, però ok ragazzi, lo stesso personaggio ha fatto ben 3 video dove veniva hackerato, dove c'era un hacker in partita, ok? Ben 3 video, cioè tutti e lui. Poi ha detto, sto parlando di Piaz. Ciao vecchio, ti ho messo primo in questa mini top, ragazzi. Cioè, allora, guardiamo, l'ultimo si tratta di una semplice cecchinata che però è un po' strana. Cioè, viene ucciso da una cecchinata che non l'aveva colpito. Cioè, guardiamolo. Vi faccio vedere cosa è successo. Ero girato. Ok. Sono morto. È morto. Cazzo, ti ha preso, mannaggia. Ti ha preso, vabbè, lui dice vabbè. Stava giocando, mi ha preso. Bella, bella, un attimino solo. Mi ha preso. Benissimo. Allora. Guardate anche qua. Oh, mi viene, cioè, mal di pancia. Si vede benissimo che non lo prende. Adesso ragazzi vi fa vedere più posizioni, cioè anche al rallentatore. Ok, io sto correndo. Ecco qua che si vede da Dio il colpo. Mi vede? Ha detto, vabbè, lo prendo, sono il più forte sniper del mondo, lo prendo facile. Eccolo qua. Sparo. Eccolo qua. Cioè, no, il colpo non lo prendi. Va in fondo. Però io sono morto. Cioè, questo qua non è normale, cioè, non è lui, guardate, cioè. È disperato, okay, Piaz, poverino. Sta bene la mia. Boom. Cioè, si vede da Dio che non lo prende. Non mi è passato a fianco. Si è proprio visto. Cosa? Ci fa pure il rumore. Come se mi avesse ucciso. Fa pure il rumore. Cosa che non mi hai preso. Andiamo subito a vedere la seconda clip, il secondo video che ha messo Piaz su un hacker che ha trovato in partita. Sono sottoterra. La prima cosa che dice il nostro Piaz, sono sottoterra. Si vede benissimo qua. Cioè, abbiamo il suo amico il gatto 93 che viene colpito da una pallottola che viene da sottoterra. Gli lancia anche le granate, però vabbè. Si fanno uccidere per vedere. Eccoli qua. Dicono: Ma no, non è più sottoterra. E invece, ragazzi, quello là a destra. Quello là a destra è il pavimento, il suolo dove sono appoggiate le case. Sclera, sta sclerando. Si vede molto bene dopo in modalità replay che Piaz, eccoli qua, lui, quello là, questo qua che cammina è lui, questo qua che cammina è lui, bam, e lui muore. Cioè, assurdo, cioè non è possibile. Ragazzi, andiamo a vedere l'ultima clip di Piaz, cioè Piaz ne ha fino sopra la testa, veramente. Allora, è qui, si trova a Corso Commercio. Sta camminando, sta passeggiando, al suo amico Ciri che è per terra, gli spara con la revolver perché ci prova, lo colpisce. Mi ha distrutto! Lo colpisce, si gira, lo ha ammazzato. Con il mitraglione, quello enorme, cioè che ha una mira del cazzo, veramente. Guardate qua. Doppio 50. Sta sclerando male. Sto registrando, sì. Ma guardalo. Sta sclerando male. Io sto registrando. L'ha preso tipo da lontanissimo. Ma solo 50. L'ha preso da lontanissimo e gli ha fatto headshot. Ma solo 50. Cioè, gente che non sa, ragazzi, non sanno giocare, perché dopo si vede anche che sanno costruire proprio da schifo. Ecco qua. L'ha massacrato.
E aspetta, di cosa ci accorgiamo? Fameless? Lo stesso di prima? Ma quindi Laker Fameless l'hanno trovato anche Pure Fruit Italiana, Octi Pure Fruit Italiana e Luke di Shikoku Jin? Ma guardate qua, è lo stesso. Prima aveva la minigun, ora il mitaglione. Ragazzi, ecco qua i 4/5, contando un video, due persone, youtuber che sono stati attaccati da un hacker. Voi cosa ne pensate? Voi cosa ne pensate di queste cose che succedono su Fortnite? Se sono giuste le aimbot che abbiamo visto, aimbot, che appunto è questo, una sorta di bot virtuale informatico che ti aiuta con la mira, anzi ti aiuta, la fa da sola, cioè praticamente tu spari a caso, prendi uno da 200 metri e fai tutti i headshot, benissimo. Ok ragazzi, il video finisce qui, grazie per essere iscritti al canale. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un video informativo su questi hacker che si aggirano su Fortnite, quindi fatemi sapere con un like e con un commento cosa ne pensate di tutta questa faccenda degli hacker su Fortnite, di questo Fameless. Cosa gli fareste se ve lo trovate davanti? Ditemi, commento qua sotto con scritto cosa gli fareste se ve lo trovate faccia a faccia. Ok ragazzi, per ultimo vi informo che qua sotto trovate tutti i link per seguirci su tutti i nostri social, mentre Instagram e Telegram, qua sotto tutti i link. E noi ragazzi ci vediamo come sempre al prossimo video su Fortnite Battle Royale.